L'indicibile verità è questa. La frontiera è già aperta. La frontiera è già aperta. I divieti di viaggio costati la vita a decine di migliaia di persone finite in fondo al Mediterraneo in questi 30 anni non hanno fermato l'immigrazione afroasiatica, ne hanno semplicemente, come dire, dirottato un pezzettino, quella più povera, lungo le rotte del contrabbando. Crisi o non crisi, infatti, molti stati europei hanno finalmente recepito la direttiva del 68 sul diritto al ricongiungimento familiare del lavoratore straniero. È un punto di snodo fondamentale. Per la prima volta dal dopoguerra, i quartieri degli immigrati si popolano di donne e bambini, rendendo ancora più visibile la presenza delle diaspore, a partire dalle scuole, dove si inizia a parlare per la prima volta di immigrati di seconda generazione. Fino a quel tempo, ancora, fra le due sponde del Mediterraneo, ci si spostava così, legalmente. Quell'epoca finisce definitivamente nel 91. L'Italia finalmente ha firmato la Convenzione di Schengen, passano pochi mesi, Spagna e Grecia fanno lo stesso, barattano l'ingresso in Schengen con la chiusura della frontiera sud. Guardate che questo è il punto di snodo fondamentale di tutta questa storia. I viaggi dei poveri, infatti, una volta vietati per legge, iniziano fin da subito ad essere rivenduti al mercato nero. Tra di loro si chiamano Harraga. La loro avventura collettiva sta cambiando l'immaginario di un'intera generazione in tutto il Maghreb. Da un quartiere all'altro non si parla d'altro che di quei ragazzini ribelli che, gettando il proprio corpo al di là del confine, stanno facendo saltare l'ordine delle frontiere europee, come tanti granelli di sabbia finiti negli ingranaggi di un potente motore. Allora, che fare? E poi questa è l'unica, come dire, domanda che ci dobbiamo porre. Che fare? Qual è l'alternativa?